Continuiamo la nostra diretta, dunque stamattina come annunciato vogliamo aprire una finestra su alcune figure importanti nate appunto il 1° febbraio e prima di dedicarci alla nostra ospite della cui biografia poi parleremo subito dopo, partiamo dal nato del giorno 1894, 129 anni fa, John Ford, pioniere della settima arte, un modello per diversi maestri della regia, su tutti Orson Welles e Akira Kurosawa. Con lui il cinema western visse la stagione dell'oro. Nato a Cape Elizabeth nel Maine e morto a Palm Desert nell'agosto del 73, venne introdotto ad Hollywood dal già affermato fratello Francis, debuttando come regista nel 1921. Gli anni 30 segnarono il periodo della maturità, regalandogli con Il traditore nel 1935 il primo di 4 Oscar alla migliore regia, di cui detiene il record di vittorie. Per le vicende del vecchio West trovò il suo attore simbolo in John Wayne, che diresse in 20 film, da Ombre rosse del 1939 a L'uomo che uccise Liberty Valance nel 1962. E nel 1922 nasceva Renata Tebaldi. Il grande Arturo Toscanini la chiamava voce d'angelo, celebrando il suono vellutato del suo timbro vocale, grazie al quale divenne una delle cantanti liriche più amate di sempre. Nata a Pesaro nelle Marche, morta a San Marino nel 2004, Renata Tebaldi si formò come soprano al Conservatorio di Parma, debuttando a Rovigo nel 1944. Due anni più tardi ebbe la prima prestigiosa vetrina, diretta da Toscanini, la Scala restaurata. E noi vogliamo, sarebbe insomma difficile poi sintetizzare il curriculum straordinaria di questa voce, di questa donna, vogliamo questa mattina collegarci con Busseto, in provincia di Parma, dove c'è da 10 anni il museo dedicato a Renata Tebaldi. Ci colleghiamo con la sua presidente Giovanna Colombo. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Grazie, grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, grazie a voi che ricordate Renata. Che poi, ecco, lo ricorderemo, è stata anche una grande devota del Santo di Pietrelcina. Presidente Colombo, sì. Ci porti all'interno del museo, ci racconti un po' la sua storia, com'è nato e che cosa possiamo ammirare? Guardi, il museo è nato nel 2014 grazie al maestro Riccardo Muti, che fece un appello nel 2012. Noi abbiamo peregrinato con mostre dedicate a Renata, una grande mostra dedicata a Renata nel mondo, e lui fece un appello dicendo: dovete trovare casa per Renata. Ci chiamò allora sindaco di Busseto e ci diede questo spazio meraviglioso all'interno del Palazzo delle Scuderie a Busseto. È un museo che parla di Renata. Ci sono tutti i suoi cimeli, lettere naturalmente, fotografie, lettere, documenti, oggetti appartenuti a Renata Tebaldi, costumi, abiti di scena, abiti da concerto e tantissimi, tantissimi cimeli dedicati a lei. Ecco, immagino... È un museo... Sì, sì, prego, prego. Mi dica. Diceva, è un museo? No, è un museo. È un museo molto bello, devo dire la verità, perché siamo riusciti a fare un museo, non un museo polveroso come quasi tutti i musei purtroppo, ma un museo moderno, pieno di colori, rossi e blu, insomma i colori che amava Renata Tebaldi, l'allestimento naturalmente. Ecco, stiamo vedendo, grazie alla nostra regia, delle immagini che abbiamo attinto dal vostro canale YouTube, quindi potete appunto visitare anche il canale magari per vedere meglio di che cosa si tratta. Ecco delle foto storiche dell'epoca. Chi sono i visitatori del museo, Presidente? Guardi, naturalmente appassionati d'opera, ma sono anche molti visitatori portati dalle scuole, vengono molte scuole di ragazzi, molte scuole di moda, perché avendo noi costumi e abiti di scena, naturalmente sono affascinati da tutto questo. E il nostro responsabile dell'allestimento, Alfredo Corno, l'architetto, fa vedere loro come venivano cuciti i costumi allora, non come adesso che viene fatto tutto a macchina. Allora si cucivano a mano, abbiamo dei costumi
con una lavorazione che oggi è impossibile realizzare. Stiamo continuando a vedere delle immagini storiche dell'epoca. Ecco, prima citavamo che la Tebaldi inaugurò la Scala Restaurata, che fu il trampolino di lancio che negli anni 50 la proiettò nei principali teatri italiani e internazionali, accreditandola come la vera antagonista della più quotata Maria Callas. Cantò le opere immortali della lirica, dalla Bohème alla Traviata, diretta da mostri sacri della musica. E continuiamo appunto a vedere questi cimeli che sono stati raccolti nel vostro museo. E ieri, Presidente, appunto, ci siamo sentite ieri pomeriggio, abbiamo anche fatto riferimento alla devozione di Renata Tebaldi per il santo di Pietrelcina e abbiamo detto magari prossimamente, Leonardo, faremo un'altra intervista con qualcosa che realmente testimoni la sua devozione per il nostro santo. Era una donna fortemente religiosa, credente. Lei aveva l'immagine di Padre Pio nel portafoglio, ma la teneva anche sul comodino della sua camera. Credo che lei fosse veramente una persona straordinaria in questo. Infatti, molti, molti monsignori, molti cardinali ebbero per lei una grande amicizia. Monsignor Manzetti, dell'ordine dell'ordine del Santo Sepolcro, il cardinale Spellman di New York, il cardinale Monsignor O'Connor, sempre di St. Patrick di New York, e l'amavano proprio non solo come grande cantante, grande interprete pucciniana, che loro amavano Puccini, ma anche come grande donna di fede. Senta Presidente, questo 2024 insomma ci consegna diverse cifre tonde. Abbiamo detto il 20° anniversario della morte, ma anche l'80° del debutto, perché insomma la Tebaldi ha debuttato a Rovigo nel 1944. Lei faceva riferimento a questo pellegrinaggio, oserei dirlo, delle scolaresche nel vostro museo. Lei ha insomma parlato del fatto che insomma i ragazzi restano sempre affascinati dal modo con cui si in qualche maniera costruivano anche queste opere d'arte fatte col canto fino a pochi anni fa. Come si approcciano poi eventualmente? Ci sono delle richieste di informazioni riguardo alla vita della Tebaldi? Quale stato d'animo suscita tutto questo andirivieni nel vostro museo? Ma guardi, soprattutto nei ragazzi, a parte le persone che sono, come dicevo prima, amante dell'opera e quindi è scontato che loro siano affascinati da Renata Tebaldi, che è stata una grande interprete verdiana. Noi siamo a Busseto, voi sapete, la terra di Giuseppe Verdi, ne è stata grande interprete, ma soprattutto i ragazzi ai quali raccontiamo durante il percorso e la visita al nostro museo, raccontiamo la vita di Renata Tebaldi, la vita di tutti i giorni. E devo dire che loro sono molto incuriositi e quando escono dal nostro museo sono felici, non so come raccontarlo, sono felici e parlano di Renata come se l'avessero conosciuta. Questa è la nostra grande fortuna. Quindi vuol dire che visitando il nostro museo i ragazzi entrano nella vita di Renata, così come noi gliela raccontiamo ovviamente, e rimangono affascinati. E credo anche un po' innamorati di Renata. Avete fatto centro, come si suol dire. È proprio così. Allora, appuntamento a Busseto, in provincia di Parma, per visitare il museo dedicato alla grande soprano italiana Renata Tebaldi. Grazie, Presidente, per essere stata con noi. Allora, Grazie ci lasciamo con questa promessa, magari trovare una documentazione che attesti, ecco, mille. Grazie. magari con qualcosa di inedito che attesti la devozione di Renata Tebaldi per il nostro amato San Pio da Pietrelcina. Grazie alla Presidente Giovanna Grazie. Colombo. Sarà la mia fortuna contattarvi. Grazie. Buona Grazie, giornata. arrivederci. Buongiorno. Grazie, grazie.